è uscito un pareggio, però veramente sono uscito orgoglioso della mia squadra. Sono anche le parole che ho detto ai ragazzi, perché nel momento in cui riesci a mettere sotto con questa continuità, con questa qualità, una squadra come quella del Gubbio, c'è da fare i complimenti ai ragazzi. Peccato per non aver concretizzato le tantissime occasioni avute, però se andavate a guardare il percorso che ha fatto il Gubbio, era una delle difese meno battute, aveva concesso molto poco, e noi siamo andati con grande continuità anche davanti al portiere. È chiaro che è mancata la fase conclusiva perché abbiamo costruito tanto e non siamo stati abili nel finalizzare, perché già nel primo tempo ha avuto una grandissima palla Birligea dove ha dribblato anche il portiere, aveva già avuto la palla Malotti, ha avuto una palla subito Bernardotto. Insomma, la squadra aveva costruito con grande continuità già dai primi minuti della partita, e il Gubbio non si era reso pericoloso se non con un tiro di Dudu. Poi non ci aveva mai creato problemi. Quindi, purtroppo, cioè, nel calcio non è che cosa è mancato. Io penso che questa è una partita che è vero che lascia l'amaro in bocca per i 3 punti che non sono arrivati, ne è arrivato uno solo. Però dall'altra dovremmo guardare anche il bicchiere mezzo pieno, perché in relazione alla qualità degli avversari che avevamo di fronte, la squadra ha fatto veramente, veramente bene. Ogni partita e ogni allenamento a me i ragazzi mi danno delle sensazioni, e sono loro che poi mi fanno scegliere la formazione. Poi è chiaro che in base alla strategia che vogliamo attuare per la partita, scegliamo anche delle caratteristiche che magari può avere uno e l'altro no. Birligea è uno come tutti gli altri che si gioca il posto da titolare, cioè, questo è fuori discussione. Bernardotto, è vero, se andiamo a giudicarlo per gli ultimi 16 metri, ho ragione, ma io sfido chiunque a vedere un centravanti che fa una prestazione del genere. Oggi Bernardotto ha fatto una grandissima prestazione, ha fatto giocare benissimo la squadra. Avevamo alzato anche un po' i centimetri, avevamo anche messo un giocatore in più sulla seconda linea, e quindi stavamo cercando degli accorgimenti e abbiamo preso gol. È vero anche che noi non siamo una squadra estremamente strutturata, perché qualche centimetro ci manca. Quindi, però stiamo lavorando e cercheremo di migliorarci, perché è una situazione in cui, se andiamo a vedere quanti gol su azione abbiamo preso dall'inizio stagione, sono veramente pochi, e questo mi fa stare sereno, perché è una squadra che concede molto poco e che crea molto tanto. E sulle palle inattive dobbiamo alzare un po' l'attenzione e cercare di, magari alzeremo anche il minutaggio dell'allenamento sulle palle inattive difensive.